Grazie eccellenza. E niente, solo per sottolineare due cose in intervento brevissimo. Intanto questa è un po' riduttivo dire che questo progetto di legge ha un, cioè ringraziamo solo il firmatario, che giustamente va ringraziato perché il proponente della legge ed è anche quello che diciamo ha portato in aula la relazione, però dietro a questo progetto di legge c'è un lavoro di tantissime persone, anche di gran parte dei componenti del movimento Rete, che in primis hanno voluto diciamo portare avanti questa iniziativa proprio per non magari mettere la bandierina come ci vuol far qualcuno adesso, proprio dandola in mano a un comitato scientifico, che era poi composto dalle persone che sono appunto che ha elencato prima il consigliere Davoli, Marcello Buiatti, Salvatore Ceccarelli, Maria Grazia Mammuca, la stessa Vandana Shiva. Quindi diciamo che questo progetto di legge nasce, ha delle radici ben più precedenti insomma alla sola stesura della relazione. Ci sono stati incontri, ci sono state varie vicissitudini che hanno portato in aula questa legge, e lo scopo appunto di questa legge era, il principio era che appunto, come dice anche nell'introduzione, il seme è fondamento della catena alimentare, da ogni seme poi si procede anche a tutto quello che è un po' l'agricoltura. E quello che volevo dire era che appunto dietro c'è il lavoro di tante persone, quindi cerchiamo di non svilire e diciamo stranire questo progetto di legge, magari dandogli diciamo una forma un pochino più, un po' meno, diciamo un po' meno rispetto a quello che era magari il suo principio fondamentale. Sicuramente in seconda lettura in commissione sono state fatte delle modifiche abbastanza sostanziali, probabilmente su alcune cose il Movimento Rete non era magari propriamente d'accordo, per cui io ci terrei insomma a sottolineare che questo progetto nasce insomma dalla cooperazione di tantissime identità appunto sia all'interno del territorio che fuori. Il principio fondamentale appunto era quello di salvaguardare appunto i semi e la loro commercializzazione. Poi tutto il resto lascio poi la parola ad altri consiglieri che magari in questa materia sono anche più preparati, ma ci tenevo appunto a stabilire questo concetto. Grazie. È iscritta a parlare.